tratta di continuare, diciamo, un percorso istituzionale che è già stato importante nella precedente legislatura, perché sono stata presidente della Commissione Trasporti alla Camera, però ovviamente è sempre un'emozione e una tensione, anche perché bisogna in queste sedi onorare, diciamo, assolutamente le istituzioni, quindi deve essere un impegno importante, insomma, il nostro. Beh, intanto siamo in attesa di capire quali saranno, appunto, le proposte. Noi abbiamo già chiarito che la nostra sarà un'opposizione costruttiva, leale, ma al tempo stesso anche intransigente. Attendiamo di conoscere la formazione del governo e anche le proposte istituzionali, sia per Camera che per il Senato.